Pace, grazie a Dio anche stasera siamo insieme per poter pregare il Signore per tutte quelle cose che noi non riusciamo a fare ma che Lui può fare. Ed è bello sapere questo. È bello sapere che noi abbiamo dei limiti, però con il Signore quei limiti vengono oltrepassati. E questa è la grazia che Dio ci ha concesso, di averlo incontrato. Proprio vogliamo, prima che cominciamo, cantiamo un bel canto che è intitolato Ora ho tutto, il numero 486, Matteo. Ora ho tutto. Immaginati, credente, non avere il Signore, quale disgrazia sarebbe stata. Non avere conosciuto il Signore. Eravamo schiavi del diavolo, le forze del male ci avevano preso da tutte le parti ed era una vita infelice. Non avevo che male e tristezza. Io cercavo fortuna quaggiù, vissi a lungo nel dubbio confuso, ma ora ho tutto in Lui. Grazie siano rese a Dio perché abbiamo tutto in Lui. Lo vogliamo cantare insieme ed esprimiamolo con tutto il cuore. Non guardiamo la voce, se l'abbiamo bella o brutta. Quello che è importante è di prendere le parole e farle diventare nostre. Poi se siamo tutti dei grandi cantanti, meglio è. Però se non ci riusciamo, riconosciamo quello che diciamo al Signore. Vogliamo leggere prima, mi passi l'altro verso per cortesia, man mano, così cominciamo a memorizzare, a mettere, a incamerare. Ora ho tutto ciò che può farmi felice. Ho Gesù che mi mostra il sentiero, mi ha salvato e mi ha dato vita eterna. Sì, ora ho tutto in Lui. Guardiamo il prossimo verso. Ci sei? Io sognavo un domani migliore, ma sprecavo i miei giorni così, vegetavo. Oggi in Cristo la vita ha un senso ed ora ho tutto in Lui. Ora ho tutto ciò che può farmi felice. Ho Gesù che mi mostra il sentiero. Il domani, il più tardi, il presente. Lui è sempre lì pronto a darci indicazioni che abbiamo bisogno. Mi ha salvato, mi ha dato vita eterna. Sì, ora ho tutto in Lui. Quante strofe sono? Quattro strofe. Non avevo che male e tristezza. Io cercavo fortuna quaggiù. Vissi a lungo nel dubbio confuso, ma ora ho tutto in Lui. Passa alla quarta strofa. Ah, ho capito. Pensavo che avevi rifatto il coro. Va bene, allora lo cantiamo insieme. Benedetto sei, Signore. Riconosciamo questa grande verità noi che abbiamo incontrato il Signore. Gloria al Signore. Che male e tristezza, io cercavo fortuna quaggiù, vissi a lungo nel dubbio confuso, ma ora ho tutto in Lui, ora tutto ciò che può farmi felice. Ho Gesù che mi mostra il sentire, mi ha salvato e mi ha dato vita eterna. Sì, ora ho tutto in Lui. Io sognavo un domani migliore, ma sprecavo i miei giorni così,
Cristo, la vita ha un senso. E ora ho tutto in Lui, ora ho tutto ciò che può farmi felice. O Gesù, che mi mostra il sentiero, mi ha salvato e mi ha dato vita eterna. Sì, ora ho tutto in Lui, ora ho tutto ciò che può farmi felice. O Gesù, che mi mostra il sentiero, mi ha salvato e mi ha dato vita eterna. Sì, ora ho tutto in Lui. Vogliamo cantare ancora il 737. Tu hai dipinto i cieli. Chi è questo grande Signore che noi onoriamo, che cerchiamo, che si è abbassato fino a noi? È colui che ha creato l'universo. Quando guardi le cose come sono fatte, ricordati che questo grande Signore, tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mar. Oh mio Creatore, mi hai fatto come te, benedetto sia il Signore. Grazie Signore, tu sei grande. Matteo, lo metti, lo cantiamo insieme. Gloria al Signore. Quando andiamo verso di Lui ci perdiamo nello spazio, nella grandezza, nelle cose speciali. Non troviamo le parole per poterlo ringraziare. Vogliamo ringraziarlo col cuore. O mio Creatore, mi hai fatto come te. Aiutami a scoprire la ricchezza che c'è in te, il tuo amore, la tua fedeltà. A te, Signore, la mia preghiera va. Giorno io vedrò, da sempre ti ho cercato, finalmente ti ho trovato, e sempre ti amerò con tutto il cuore. Il tuo amore, la tua fedeltà.
Allora, attraverso questo canto abbiamo ben compreso a chi andiamo, quale grande personaggio è. E andiamo a lui per lodarlo, per benedirlo con tutto il cuore. E mentre restiamo nella sua presenza, vogliamo sentirci liberi di chiedere al Signore quei bisogni che sono veri, che sono forti. Sì, dovunque tu ti trovi, mettiti insieme con noi e mettiti a cercare il Signore nel modo che tu lo sai fare, in semplicità, perché man mano cominci a scoprire, quando resti nella sua presenza, con riverenza, già egli cambia molte cose. Mettici la riverenza del tuo cuore, ti apri e parli con lui. Parlagli in un modo speciale. Ti voglio dire che siamo in migliaia, ognuno dove si trova, e tutti insieme andiamo al Signore. Perché il Signore farà cose che solo il tuo cuore, quando li vede, li comincia a scoprire. Dagli un'opportunità stasera al Signore di aprirti nella sua presenza, anche se tu non sai pregare, perché pare che ci vogliono i professionisti per pregare, ma se hai dei bisogni tu diglielo, se senti nel cuore di lodarlo diglielo, eh? Non ci vuole una grande professione, bisogna andare come l'essere più speciale che possiamo mai incontrare e così andare a Lui. Io non voglio dire come un padre, ci sono dei padri che non meritano e non ti hanno trattato bene, in realtà ti direi qualcosa che ti disgusta. Se ti dicessi come un fratello, può darsi che ti sei litigato con tuo fratello e alla fine, è solo che te lo dico, ti passa la voglia, dici, se devo andare da uno come un mio fratello, se devo andare da uno come mio padre, se devo andare da uno come mia mamma, in questi tempi che corrono, veramente, io stasera ti voglio dire una cosa, lui non è come tuo padre, non è come tua madre, non è come tuo fratello, non è come tua sorella, non è come quei credenti che tu conosci, lui è tutto un altro pianeta. Vai a lui direttamente, andiamo a lui direttamente e vedremo la sua gloria che si manifesta. È un'occasione speciale di poter andare a lui ed adorarlo in spirito e verità, mentre restiamo nella sua presenza. E impariamo ad aprirci nella presenza del Signore e portagli i tuoi pesi. Vedrai cosa farà lo Spirito Santo. Noi in questi ultimi tempi, fratelli, sorelle, abbiamo pensato, perché è subentrata la psicologia, la psichiatria e tanti altri metodi che si sono introdotti nella Chiesa, che dà l'impressione che bisogna studiare queste cose perché poi dobbiamo spiegare alla gente che per aprirsi deve parlare un poco, che si libera, che si sfoga, li dobbiamo ascoltare. Siamo diventati dei tecnici religiosi. Quando noi andiamo al Signore in sincerità, è tutto un altro pianeta, perché egli si abbassa, ti dà delle risposte. Abbiamo ultimamente una mescolanza che non si capisce niente. Adesso chi deve servire il Signore deve studiare psicologia, psichiatria, perché poi mi ha benedetto Dio per tutto quello. Ma Dio è un'altra cosa, l'Evangelo è un'altra cosa. La potenza di Dio è un'altra cosa, le risposte di Dio è un'altra cosa. San Paolo aveva individuato il potere. Io quando sono stato tra voi, gloria al Signore, 3 anni e mezzo restò nella città di Corinzo. Fece una chiesa, fondò una chiesa speciale. Sono stato tra voi e non ho fatto altro che parlarvi di Cristo
e Cristo crocifisso. Sapeva cosa chiedevano gli altri. I giudei chiedevano dei segni. I greci chiedevano sapienza, perché volevano la sapienza per poi essere grandi nelle università di Atene. L'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. L'Evangelo ci fa delle proposte. Mentre andiamo nella presenza del Signore, ci sono delle persone del Vangelo che ti vengono in mente, immedesimati in quelli che sono andati al Signore. Stasera preghi in un modo diverso. Tu hai una conoscenza del Vangelo, se non ce l'hai richiedicelo, noi te lo mandiamo. Ci può essere una persona che quando tu lo guardi, quando ti viene in mente, ti senti come in quella circostanza. E poi Dio lo ha tirato fuori. Segui quel tracciato. Mi voglio spiegare meglio. Se tu hai un bisogno e ti viene in mente, perché lo Spirito Santo ti porta queste cose nella mente, e ti viene in mente come faceva il cieco di Gerico, fai allo stesso modo, perché se funzionò per quello, funziona anche per te. Il Signore ci accetta come sono, come siamo, e hai un problema diverso. Nella parola del Signore ci sono tanti esempi di persone viventi che hanno messo in pratica e il Signore li ha risposti. Stasera, se non sai come andare al Signore, la prima persona nella parola del Signore che ti fa da guida, fai allo stesso modo. E proprio perché Gesù rispose a quello, perché Dio ha risposto a quelle persone, Lui risponde a te. Non abbiamo bisogno di insegnanti artificiali, perché la parola del Signore ci dà la guida per la Chiesa come pregava, ci dà la guida per l'individuo, ci dà la guida per il risveglio, ci dà le indicazioni che ci spiegano con chiarezza. Tutto quello che senti nella libertà che lo Spirito Santo ti dà, comportati di conseguenza, senza perdere l'occasione di indirizzare il tuo cuore verso di Lui. Perché è tanto speciale la parola del Signore, che fa tanti esempi di persone che si sono trovati nel bisogno. Se hai bisogno di salvezza, ci sono delle persone che hanno cercato salvezza. Perciò è importante conoscere la parola del Signore. Se hai bisogno di guarigione, ci sono tante persone che si sono spostate in fede verso il Signore. Muoviti allo stesso modo. Noi non vogliamo formulare una nuova liturgia per dire noi la facciamo diversa. La prendiamo dalla parola del Signore. Come lo Spirito Santo ti guida, spostati in quella direzione. Guarda che quello che ti sto dicendo, lo Spirito Santo me lo sta dicendo in questo momento. Comportati come un altro, come te, nelle tue stesse condizioni, che Dio ha risposto e gli risponde allo stesso modo. Non ci vuole dare insegnamenti nuovi, perché non c'è nulla di nuovo. Quello che è nuovo nella tua vita stasera e nella mia vita è quello che fa il Signore, che ti sorprende e ti fa lodare Dio per la risposta che ti dà in semplicità. Andiamo a Lui con tutto il cuore e spostati secondo la guida che lo Spirito Santo ti dà. Non fare nessuna preghiera come qualcuno che non ti dice niente e ti stona solamente. Fai una preghiera rapportata ad un personaggio che tu ti puoi immedesimare questa sera, che ha avuto la risposta di Dio. Chiunque, qualsiasi tuo bisogno, se sei sterile, prega come ha pregato una sterile, se sei malato,
prega come ha pregato un malato. Se hai bisogno di liberazione, prega come ha pregato un indemoniato. Se hai bisogno di guarigione, prega come ha pregato un ammalato uguale a te. Il Signore ci ha fatto dei tracciati. Quando andiamo al Signore, troviamo dei sentieri che ci portano nella giusta direzione. Perché su tutti i sentieri c'è colui che noi diciamo in questo momento: a te, Signor, la mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà. La lode a te, come un profumo è, adoro te per chi tu sei. Quello che è importante è che tu vai con uno spirito di adorazione per poterlo lodare e benedire per quello che ha fatto, ma attenzione, tu lo puoi già ringraziare per quello che fa, perché se tu lo fai, tu già in fede stai ringraziandolo per quello che egli fa nella tua vita, mentre siamo nella sua presenza. Lui li fa all'istante, non è un ciabattino che dice: vieni fra 3 giorni e ti faccio il tacco della scarpa, perché ci vuole il suo tempo. Dio, quello che ti vuole dare, te lo dà mentre siamo nella sua presenza. Fatti ripassare nella mente quanti sono andati in un modo e sono usciti in un altro. Quelli intorno, ma adesso io ti voglio parlare ancora più diretto. Ti voglio dire una cosa molto importante. Fatti ripassare quante volte nella tua vita hai visto come il Signore ha operato. Fatti ripassare quando tu nella tua chiesa hai visto il Signore come ha operato. Il Signore lo vuole fare anche stasera, perché Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Andiamo al Signore insieme e poi portiamo al Signore i nostri pesi. Noi intercediamo per te, tu intercedi per noi, uniamoci insieme, mettiamoci, facciamoci forza e andiamo al Signore, perché vediamo la sua gloria che si manifesta dove sei tu, dove siamo noi, dove sei, dovunque ti trovi. Egli ha il potere di farti sentire la sua presenza. A Mosè si manifestò nel deserto, immaginati che posto, un deserto che lui stava tranquillo, pascolava le pecore per i fatti suoi, Dio si manifestò. Dio ha un progetto bello per te, tu non sei come uno sperduto nel deserto veramente che non sai neppure, tu, no, noi non sappiamo come ci troviamo qua perché il Signore l'ha voluto, ma lui lo sa che tu ci sei. Perciò non ti perde di vista. Andiamo al Signore insieme, preghiamolo. Signore, noi veniamo a te insieme come siamo. Crea tu stesso per lo Spirito Santo un tracciato nella mente di ognuno che si rivolge a te. Prospettagli un esempio, Spirito Santo di Dio, perché seguendolo possa vedere nella sua vita il risultato che quell'uno nella tua parola o anche nella propria chiesa o in qualche riunione dove tu hai operato, giusto per avere un tracciato da poter seguire. Spirito Santo di Dio, soffia, aleggia sul tuo popolo e dovunque c'è un cuore che si innalza verso di te e che si apre perché non riesce a trovare o non vede, portagli un esempio perché possa alzare il capo verso di te e vedere te in azione nella propria vita. Signore, tu conosci i bisogni che ci sono di ognuno che siamo insieme nella tua presenza. Tu ti sei fatto garante di benedire il tuo popolo. Tu ti sei fatto garante di una cosa importante: chiunque invoca il nome del Signore sarà tirato fuori dalla circostanza che vive. Tu hai delle risposte speciali che solo tu sai dare ad ogni cuore che si apre nella tua presenza.
Spirito Santo, ti ringraziamo per la tua presenza, ti ringraziamo perché tu spandi la tua presenza dovunque c'è un cuore come un risucchio che ti vuole, che ti vuole ricevere, che ti vuole adorare, che ti vuole benedire, che ti vuole innalzare, che ti vuole servire, che si vuole convertire, che ha bisogno della tua mano. La tua mano non è accorciata per poter toccare ognuno che si rivolge a te. Noi continuiamo a restare in questo spazio di tempo nella tua presenza, invochiamo la tua presenza, la tua parola ci dà garanzia, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Sorella, fratello, invoca il nome del Signore. Signore, io ho bisogno di te, diglielo con una terminologia tua, ma diglielo col cuore, perché vedrai la sua gloria che si abbassa su di te. Oh, che sei bello Spirito Santo, rilascia un'unzione potente. Quanti cercano il battesimo nello Spirito Santo, quanti desiderano servirti, quanti desiderano una nuova unzione per poterti servire, quanti desiderano fare meglio la tua volontà. Signore, per amore del tuo nome, rispondi a quei cuori che sono aperti nella tua presenza, anche se gli mancano le parole, ma tu vedi la predisposizione di ogni cuore e tu rispondi sulla base della fede che ognuno si rivolge a te, aspettando da te la risposta che ha bisogno. Noi continuiamo a restare nella tua presenza perché ti vogliamo lodare, ti vogliamo benedire, vogliamo avere comunione con te, perché tu sei grande, tu ti abbassi su ognuno mentre tutti insieme siamo nella tua presenza. Grazie Spirito Santo per la tua presenza, grazie per la tua unzione, grazie per la tua partecipazione attiva in ogni cuore che si unisce a te, in ogni cuore che ti invoca, in ogni cuore che si apre, in ogni cuore che dichiara di avere bisogno di te. Spirito Santo di Dio, abbassati e porta salvezza, liberazione, guarigione, segni, prodigi, miracoli e risposte potenti per la gloria di Gesù Cristo, il Signore. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Gloria a te, Signore. Ti benediciamo, Signore. Ti lodiamo, Signore. Let the power of your holy presence heal and
to feel your presence near. Your perfect love cast out all. Your name.
Thank you.
your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty works. Rozza Croce, che numero è? 331, numero 331, e lo lodiamo insieme con tutto il cuore. 331 dice: su quel colle fatal io rimiro per fé quella croce che parla d'amor, su quel legno crudel fu immolata per me quell'offerta che lava il mio cuore, lava il tuo cuore. Lo vogliamo lodare, vogliamo esprimerlo con tutta la passione del nostro cuore per dire quello che il Signore ha fatto. Ora guardo al mio caro Gesù, che non è più sulla croce, ma è risorto, è passato. Sulla croce il suo sangue versò, al mio posto trafitto egli fu e la gloria del ciel mi donò. Ci ha donato qualcosa, ha sostituito tutto, ha fatto un grande cambiamento e noi lo vogliamo lodare stasera con tutto il nostro cuore. Andiamo a lui insieme e lodiamolo, benediciamolo perché egli è degno. Gloria al Signore, canta insieme con noi, non ti fermare, incoraggiati a lodare Dio, vedrai che il Signore fa cose speciali quando tu lo lodi. Posso trafitto
Per questa grande sostituzione che gli ha fatto, ed ora lo guardiamo nel suo potere, con tutto il suo potere che gli ha espresso attraverso questa strettoia, la possiamo chiamare, ha potuto dichiarare: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Ed ora, quando lo guardiamo, non lo vediamo più crocifisso, ma è passato dall'altra parte, è stato solo un momento per completare un'opera in nostro favore, e noi lo vogliamo lodare stasera, non solo stasera mentre siamo al presente, ma lo vogliamo lodare sempre, vogliamo prendere impegni davanti a Lui. Io ti loderò sempre, ti loderò, sì, ti loderò, perché grande è l'opera che hai fatto. Perché non è una storia del passato solamente, lo ha fatto nel passato, ma abbiamo realizzato il potere della sua risurrezione nella nostra vita. Quando è esplosa la salvezza, la liberazione, la forza di quel potere che ha portato salvezza, liberazione, guarigione, e risposte ai nostri cuori. Perciò è il presente che Egli continua ad operare con tutto il suo potere, e noi lo vogliamo lodare. Cantiamo un altro numero 789, lo lodiamo insieme, numero 789. Oh, Padre mio,
Ricordare quello che hai chiesto. 8:42. Lodiamolo col cuore, sorella, fratello, dovunque tu sei. Guarda questa televisione a occhi chiusi, ma prenditi le parole ed esprimili verso Dio. Vedrai che avrai delle cose speciali dentro di te. Benedetto sia il Signore. Questa non è una televisione di spettacolo, questa è una televisione che serve per metterci tutti insieme. Tu sei venuto a casa mia, io sono venuto a casa tua ed insieme lodiamo il Signore, lo benediciamo, lo innalziamo, mentre Lui attraverso la presenza dello Spirito Santo ti visita, ti incoraggia, ti fortifica, ci unisce. Sentiamo la sua presenza e lo benediciamo senza disturbi, senza scomodarci. Il Signore ci viene a trovare a casa, basta che lo cerchiamo col cuore. Alleluia, nelle braccia tue mi hai preso. Gloria al Signore tuo. Tu sei grande, Signore. Nelle braccia tue mi hai preso. La salvezza hai dato. Grazie. A me, col tuo amore hai inondato il mio cuore. E per tutto ciò che hai fatto non potrò mai ricambiare, solo un canto dal mio cuore.
tuo sangue, col tuo sangue posso entrare al tuo trono celestiale, con fiducia posso stare davanti a te. E per tutto ciò che hai fatto non potrò mai ricambiare, solo un canto dal mio cuore ti posso offrire. Per dire grazie al Signore, un motivo che ti spinge a dire grazie Signore, grazie Signore, grazie per la tua presenza. Questa sera quando sono venuto non sentivo la presenza del Signore, ho detto Signore, stasera devo fare un appello a tutti, perché mi sentivo bene fisicamente, tutto a posto, ma mancava quella unzione che il mio cuore si è abituato ad avere. E ho detto, allora stasera facciamo un culto diverso. Stasera facciamo un culto per dire, fratello, sorella, dovunque sei, mettiamoci a pregare. Un culto fatto così, sempre casarecci li facciamo noi, perché questi sono culti casarecci, perché li facciamo nelle case. Tu sei a casa tua, e perciò è casareccio. Come facciamo a casa nostra? Quando c'è un bisogno, ci mettiamo insieme e cerchiamo il Signore, e preghiamo il Signore. Ho detto, Signore, ti prego, vedi che cosa devi fare, io ti invoco, ti cerco, però voglio la tua presenza. Se tu non mi dai la tua presenza, mi fai sentire la tua unzione, Signore, allora stasera, un grande appello, tutti i fratelli e le sorelle, preghiamo che il Signore faccia scendere l'unzione, perché se no che facciamo? Facciamo la storiella, diciamo la storia di Natale e poi passiamo a quella di Pasqua. Signore, senza l'unzione possiamo fare molte cose, ma non facciamo niente. Quando tu non hai l'unzione dello Spirito Santo addosso, non è che non puoi fare niente, ma fai cose che non servono. Predicatori del Vangelo, annunziatori del Vangelo, credenti, noi parliamo sempre, possiamo sempre parlare, però che diciamo? Chiacchieriamo. Il Signore ci deve aiutare
ad assaporare l'unzione della sua presenza e mantenercela, viverla costantemente. E quando non c'è, ci dobbiamo preoccupare. No, vabbè, mo faccio lo stesso. No, non facciamo niente lo stesso, perché facciamo danno, perdiamo tempo, ci annoiamo, torniamo a casa sconfitti e diamo spazio al nemico di ridicolizzarci. Credenti, noi dobbiamo avere l'unzione dello Spirito Santo nella nostra vita. Fin da quando partiamo con la nuova nascita, dobbiamo curarle, corrergli dietro. Che chiede? Quello che chiede, mettere da parte e fare. Non ci dobbiamo perdere per strada, dobbiamo viverlo sempre, perché quando c'è l'inizio dello Spirito Santo e noi perseveriamo nel fare spazio a Lui nella nostra vita, non ci molla, perché Lui è alla ricerca ancora stasera di uomini e donne che chiedono la sua presenza per amministrare le cose del Regno di Dio. Puoi essere tu stasera, mettiti a cercare il Signore. Non ti fidare di una religione o di una salvezza ricevuta 50 anni fa e adesso ricordi sempre come eri 50 anni fa. Stasera devi sentire la presenza del Signore nella tua vita, si deve rinnovare e ricevere nuova energia. E se non senti così, noi stasera ti presentiamo al Signore insieme e preghiamo. Avevi chiesto un canto? 526. Gloria al Signore, benedetto tu sei. 526. Amore grande. Gloria al tuo nome, Signore. Dobbiamo sentire l'amore di Dio che scorre dentro di noi. Così deve essere, non scritto solo nella Bibbia. Lo dobbiamo sentire nel nostro cuore, 526. Lo dobbiamo sentire che scorre, l'amore è qualcosa di speciale. Ci cambia. Amore grande, profondo e sublime. Questo è l'amore del mio Creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Non è solo la parte storica cosa ha fatto, quell'amore deve scendere dentro di noi e lo dobbiamo sentire nella nostra vita. Gli dobbiamo correre dietro, perché quando lo perdiamo c'è qualcosa che ci manca, c'è qualcosa che non funziona. Dobbiamo subito correre ai ripari per vedere dove c'è l'interruzione e subito arrenderci a Lui e dire: Signore, io senza il tuo amore. Possiamo diventare anche pericolosi di parlare sempre d'amore, e anche con la parte femminile o maschile, ma è amore puro, non danneggia, è l'amore che viene da Dio, che ci fa innamorare sempre di più di Lui e si espande nel cuore di quelli che camminiamo insieme, e questo ci attira e ci porta avanti. Amore grande, profondo e sublime, questo è l'amore del mio Creatore. Apriti a questo amore e Lui te lo fa sentire scorrere addosso in un modo speciale. Cammini come un giovane innamorato, anche se hai 100 anni, senti l'amore di Dio che scorre attraverso di te in un modo speciale. Gloria sia resa al Signore. Oh,
guarda da tutto il male che esiste nel mondo, e questo la loro con l'anima mia e che mi ha dato Gesù. Dio d'amor, solo sei tu, il Dio d'amor, non c'è altro Dio, non c'è fuori di te, non c'è fuori di te, per me non c'è un giorno, non c'è. Tutto il male che esiste nel mondo, per questo l'adoro con l'anima mia e che mi ha dato Gesù dolce calma. Dio d'amore, oh Dio d'amore, sei Signore. C'era qualche altro che aveva chiesto qualche canto? Numero 854, numero 854. Benedetto sei Signore. Spirito Santo, vieni su di me e parlami del mio caro Gesù e del suo amor della croce. Inondami della tua dolce presenza e ricordami che sono lavato col sangue dell'agnello per non peccare più e non crocifiggerlo ancora. Thank you.
cantare un bel canto di preghiera e andiamo al Signore già col canto, ci trasferiamo. Non ci trasferiamo col corpo, ci trasferiamo col cuore, nella direzione giusta dove tutti insieme cantiamo lo stesso canto, diciamo le stesse parole, ci muoviamo nella stessa direzione e ci unisce e ci troviamo davanti al Signore per poterlo lodare, benedire, glorificare. Chiudiamo gli occhi davanti a Lui e apriamo il cuore e lasciamo lo Spirito Santo operare nella nostra vita. L'avete un canto di preghiera? 778. Gloria sia resa a te, Signore. Abbassati Spirito Santo, spandi la tua presenza in un modo speciale in ogni cuore aperto davanti a te, visita il tuo popolo Spirito Santo, vai che tu sei bello. Spandi la tua presenza in ogni cuore aperto e spandi il tuo amore in un modo potente, perché la tua presenza, alleluia, porta benessere, porta trasformazione. Alleluia, gloria a te, Signore.
Vai Spirito Santo, spandi la tua presenza in un modo speciale ogni cuore che è aperto davanti a te. Purificami e lavami, rinnovami, restaurami, Signore, conoscerti di più, Signore, conoscerti di più, Signore, conoscerti. Grazie a te, Signore, ti benediciamo. Arrakashandara la kamasita. Oh, che sei bello, Spirito Santo. Rilascia un'unzione potente e parlaci. Rakamashandara la kamasita. Vai, Spirito Santo, abbassati. E riempi ogni cuore aperto davanti a te, Sakamashandara la Kamasita. Ora Kamashandara la Kamasita, la Kamaita. Spanditi nella sua presenza, apriti, aprigli il cuore. Ed egli ti riempie, ti inonda della sua presenza. Kama shandara la kamasita. Shakama sandara la kamaita. Riempi ogni cuore del tuo amore, Spirito Santo. Gloria al tuo nome, Signore, ti benediciamo. Che sei bello, Spirito Santo, che sei bello. In ogni cuore aperto nella tua presenza, riempili del tuo amore, riempili, consolatori, coprili col tuo amore in un modo speciale. Zakamashandara la kamasita. La cosa più gloria importante, Signore, conoscerti, la cosa più importante è conoscerti, conoscerti. Yeah.
nome, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. E ti vogliamo lodare perché tu meriti l'onore e meriti la gloria. E in questo momento, Signore, insieme come siamo tutti riuniti, vogliamo venire davanti a te, ci vogliamo presentare davanti al tuo trono per ringraziarti, per lodarti e per benedirti per le cose meravigliose che tu hai fatto nella nostra vita. Le nostre parole sono misere, Signore, ma noi ti vogliamo ringraziare in questo momento, Signore, perché tu sei grande, sei grande, sei grande. Perché quando noi siamo soli, quando noi siamo nelle difficoltà, quando con noi non c'è nessuno, tu ci sei sempre accanto, ci prendi sempre per mano e ci porti avanti. E in questo momento, Signore, ti vogliamo ringraziare tutti insieme, all'unisono, Signore. Vogliamo elevare il ringraziamento e la lode verso di te nel dirti grazie, 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 Signore. Grazie per il sacrificio di Gesù, grazie per quel sangue che ha versato per ognuno di noi, perché grazie a quel sangue che noi possiamo presentarci davanti al tuo trono. E in questo momento, Signore, ci presentiamo per il sangue di Gesù, perché il sangue di Gesù, quando noi lo invochiamo, ci dà la liberazione, ci dà la salvezza, ci dà la guarigione. È solo il sangue di Gesù che ci permette tutto questo. E noi in questo momento lo vogliamo dichiarare, lo vogliamo applicare sopra ogni cosa. Sangue di Gesù, libera questa sera. Sangue di Gesù, guarisci questa sera. Sangue di Gesù, salva questa sera. Sangue di Gesù, battezza questa sera, perché per te nulla è impossibile, tutto possibile. E noi insieme in questo momento ti vogliamo ringraziare, lodare e benedire. Signore, io non ho più parole perché sono misera dinanzi a te, ma ti voglio dire grazie per quello che tu hai fatto per me e quello che hai fatto per ognuno di noi. Continua a benedirci, continua a rispondere ad ogni cuore che è aperto dinanzi a te, perché ogni cuore aperto tu non lo mandi a casa a mani vuote, ma tu lo riempi di te, tu gli dai la risposta, perché la risposta è pronta. Basta che ognuno si avvicina, se la prende, allunga la mano della fede e tu rispondi. Grazie, Signore, continua a guidare ogni cosa. Te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù, il benedetto e il santo in eterno. Grazie, Signore, grazie. Alleluia, grazie, benedetto Signore, tu grazie. Sei, Signore. Grazie, alleluia. Grazie a te, Signore. Alleluia. Amen. Amen. Il Signore sia benedetto e vogliamo insieme cantare un bel canto di testimonianza. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, se la prepari subito e così usiamo al meglio il tempo che dobbiamo servire il Signore. Numero? Ne avete uno? 484. Lodiamolo con tutto il cuore. 484 che dice: quando temo di affondare, vieni a me, Signore. Tu che dividesti il mare, fallo ancora. Lo vuole fare per te anche stasera. Lo può fare anche per te. Anche se ti sembra molto difficile da passare dove stai passando, ma Lui lo può fare perché ha fatto qualcosa più grande. Sai, quando uno porta le cose più grandi, quelle piccole sono più facili. Quando grido aiuto, ascoltami, perché solo tu puoi calmare la tempesta dentro me. Il Signore calma tutto, basta una parola. Quando temo di affondare, vieni a me, Signore. Tu che dividesti il mare, fallo ancora. Quando grido aiuto, ascoltami, o
perché solo tu puoi calmare la tempesta dentro me. Credo che mami nelle prove. Giù, la luce del tuo rivedrò, sei la mia guida, ti seguirò. Quando temo di affondare, vieni a me, Signore. Tu che dividesti il mare, fallo ancora. Quando grido aiuto, ascoltami, perché solo tu qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, sentiamoci liberi e facciamolo. Grazie. Benedetto sei, Signore. Dio sia la gloria. Ci sono due versi in Osea 11 che dicono che il Signore che parla dice: io non sfogherò la mia ira, la mia ardente ira, non distruggerò Efraim di nuovo, perché io sono Dio e non un uomo, sono il Santo immenso a te. C'è una parola, un verso che dice: perché sono Dio e non un uomo. Questa sera è un invito che sento nel cuore da parte del Signore. Se ti sei allontanato dal Signore, se ti senti lontano dal Signore, il Signore questa sera ti dice che Lui è Dio e non è un uomo, non ha il cuore di un uomo, ma è il cuore di Dio che ti parla e che ti invita a sé, come il figliol prodigo che tornò al padre e che il padre l'ha accolto con amore, così ancora il Signore ti invita a tornare a Lui, perché Lui non ti giudica, perché non è un uomo. Forse tu questa sera ti senti giudicato da coloro che ti stanno intorno e non vai al Signore perché tu ti pensi che il Signore ragiona come ragiona l'uomo, ma Dio ha un cuore che è santo. Lui ti aspetta con amore e ti invita ancora questa sera di andare a Lui, perché Dio è un Dio che ti ama e questa sera vuole solo abbracciarti, farti sentire il suo amore, il suo calore, e non ti vuole giudicare per quello che tu hai fatto, per il tuo peccato, per il tuo passato, ma è il Dio che ti ama, è il Dio che ti perdona e vuole fare festa con te ancora questa sera, perché nella sua parola è scritto che c'è festa in cielo per un solo peccatore che si ravvede, non per i 99 giusti. Il Signore farà festa per te questa sera nel cielo, se solamente tu credi che Lui ti ama e che vuole a sé, ti vuole con sé. Dio ti benedica. Che verso è? È Osea 11, versetto 9. Osea 11, versetto 9. Quando lo facciamo, ditelo prima, così li facciamo mettere sul display, mettilo comunque, così la parola diventa chiara. Quando Dio dà una parola, noi dobbiamo essere contenti di leggerla. Quando viene da parte del Signore è viva. I credenti lo sanno. Vi spiego. Lo sapete, ma ve lo spiego. Noi possiamo sapere tutta la Bibbia a memoria, ma quando diventa viva, quando lo Spirito Santo manda quella parola a noi, ha un sapore diverso, ha qualcosa di diverso. E allora
Noi crediamo che lo Spirito Santo si serve dei credenti. Crediamo nei doni spirituali. Crediamo nei doni dello Spirito Santo, che può essere parola di conoscenza, può essere una parola, quella di Dio, che diventa viva al momento che viene così detta. Siamo un poco creduloni. Beh, siamo fatti così. Crediamo che dice la parola del Signore. C'è chi ci crede, c'è chi non ci crede. Noi crediamo, sapete, ognuno di noi ha delle cose che crede. Io quando vedo quelli che fanno l'oroscopo o Barba Nera, tutte queste cose, dico, ma poveracci, come stanno guaiati. Sono fuori dall'ordine di qualsiasi cosa, perché non c'è niente dietro. Ma non è bello leggere un verso della parola del Signore, sappiamo che viene da Dio. Che deve dire un oroscopo? Certe volte vedo la gente che sta lì a sentire, prende nota, perché deve... Ma quale oroscopo? Quello è il futuro, lo possiamo dire tutti i giorni, perché Dio lo dice nella sua parola. Signore, aiutaci. Tu credendo, ogni giorno puoi fare un oroscopo e glielo dai alla gente. E ce n'è pure uno che gli puoi dire che se non ti ravvedi vai all'inferno. Già è chiaro, dice la parola del Signore. E se accetti il Signore Gesù Cristo nella tua vita sei salvato. E se lo segui vai nel cielo. Ma gloria al Signore. Più oroscopo di questo. Ma questo almeno è vero. Signore aiutaci. E facciamolo pure noi, fratelli. Facciamo pure noi un oroscopo dalla parola di Dio. E poi lo mettiamo sui grandi canali della televisione mondiale. E diciamo, leggi l'oroscopo, vedi che dice Dio. Ma almeno Dio sappiamo che parla. Il Signore ci deve aiutare. Abbiamo tante tradizioni che ci fanno morire. A vedere come la gente crede le stupidaggini. Quando ero piccolo le donne stavano, c'era uno che suonava la fisarmonica, veniva con dei bigliettini scritti, con un pappagallino nella cosa, e le donne andavano 10 lire e dovevano andare a prendere la fortuna. E poi ci credevano. Mio marito sarà un grande, tu avrai... Signore aiutaci, ma vi rendete conto dove siamo? Stiamo proprio in una Babilonia che non si capisce di più niente. Quanto è bella la parola del Signore. Nutritene, perché se si attiva dentro di te, ti porta una speranza nuova. Sono il santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. Vengo per abbracciarti, vengo, nonostante tu meriteresti chissà quanti schiaffi, potremmo dire noi, vengo per abbracciarti, per recuperarti, gloria al Signore. Bene, leggiamo la parola del Signore, che bella. Fare la volontà di Dio, tutti vorremmo fare la volontà di Dio, ma guardiamo che dice la parola del Signore, dice cose belle. Luca 14, da 25 a 27, è una ripassatina di qualcosa che stamattina abbiamo detto, in modo che ci chiariamo le idee che dice la parola del Signore. Or molte turbe andavano con lui, ed egli rivoltosi disse loro, 26, vai fino al 27, se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie, i fratelli e le sorelle, fin anche la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Pare che questi versi non si leggono più nelle chiese. Si legge siamo salvati per grazia e si va avanti così. E non è tutto l'Evangelo, noi vogliamo tutto l'Evangelo. Tutti coloro che seguono il Signore, benedetto sia il Signore, dobbiamo camminare. Guardiamo in Matteo 19, 29 che cosa dice. Matteo 19, 29. E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figlioli o campi per amore del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Guardiamo al verso 30 che cosa dice.
ma molti saranno ultimi e molti ultimi saranno, molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Ah, ah, ah. Non è che tutto una volta in barca camminiamo e andiamo tranquilli. C'è sempre un pericolo in agguato. Quelli che una volta erano avanti possono passare in fondo. E quelli che sono in fondo passano avanti. Strano, un metodo che non lo riusciamo a capire bene. Il Signore richiede che noi dobbiamo prendere seriamente tutte le altre cose, devono passare in seconda fila quando cominciamo a camminare col Signore. Nel momento che ci passano altre cose davanti, diventano degli intoppi e non camminiamo più, ma non funziona né l'uno né l'altro. Il Signore ci deve aiutare. Tra questo passaggio e dove Gesù dice la stessa cosa nel capitolo 20, verso 16, così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi, lo dice due volte. Ma dal primo che abbiamo letto a questo, cioè voglio dire dal verso 30 del capitolo 19 al verso 16 del capitolo 20, in mezzo c'è una parabola che non la possiamo leggere per ragione di tempo, però te la vai a leggere tu. E che dice quella parabola? E nel contesto Gesù che parla, dice che la mattina andarono certi a lavorare e stabilì 1.000 lire. Poi verso le 10 andarono altri e stabilì 1.000 lire. Fino alle 6 della sera, alle 7, tutti quelli che andavano pigliavano tutti 1.000 lire. Quando andò per pagarli, quelli che erano andati prima la mattina si lamentavano. Perché dice, scusa, quello è arrivato adesso e gli hai dato 1.000 lire come a me. Non è normale. Il padrone ha detto, scusa, ma io con te quando ho stabilito stamattina? 1.000 lire, ti ho dato 1.000 lire, ma se io con i miei soldi gli voglio dare 1.000 lire pure a questo, a te che ti importa? Io posso fare di me quello che è. Per dire che la salvezza che promette il Signore la possiamo ricevere pure tu stasera, se muori stanotte e ti dai a Dio adesso, tu hai la salvezza come quello che l'ha servito 70 anni. 80 anni, 100 anni. Bello questo fatto. Passi prima a noi che siamo. Ma dov'è il pericolo nostro? Il pericolo nostro è che perdiamo per la strada i pezzi. Cioè quando lo Spirito Santo comincia nella nostra vita con la nuova nascita, noi abbiamo tutta l'assistenza di Dio. In quel momento, quando cominciamo a camminare col Signore e teniamo quella gioia, quell'euforia, tutto, dobbiamo perseverare, perché lo Spirito Santo incalza nel darci forza, coraggio, risposte, ci spiana la strada. Ma sapete qual è il guaio nostro? È che dopo un poco che camminiamo non sappiamo più dove dobbiamo andare. Ci fermiamo noi e lo Spirito Santo non ci può aiutare. Ah, tu dici, non ci può aiutare lo Spirito Santo. Perché non ci può aiutare? Lo Spirito Santo usa un metodo speciale. Quando tu vuoi avanzare e cerchi l'aiuto, lui ti aiuta. Ma quando ti fermi tu, lui non può fare niente. Perché è troppo gentile. Che vuol dire? Vuol dire che man mano non ti sei deciso di camminare col Signore come ha detto, di mettere tutto in un secondo posto, perché così facendo allora tieni tutta l'assistenza, ma se tu ci metti le altre cose davanti, come ti può aiutare lo Spirito Santo?
non ti può aiutare. Quando tu parti e cammini, lui ti sostiene. Quando tu ti fermi, lui non fa quello che devi fare tu. Perché quello è un rapporto di amore, un rapporto di volontà. E guardiamo Gesù che cosa dice. Nella parabola del coltivatore, delle diverse ore, Gesù che cosa vuole fare? Vuole eliminare il sistema di pensare di essere compensati. Cioè, tu servi il Signore perché devi prendere di più o servi il Signore perché lo ami? Se tu lo fai con lo scopo di ricevere, hai sbagliato missione. Perché Gesù ha fatto per amore e quelli che servono il Signore lo devono fare per amore. Poi chi avrà lasciato riceverà 100 volte tanto, ma prima deve lasciare tutto, deve mettere Gesù al primo posto. Poi, come dice nella scrittura, chi ha lasciato padre, madre, riceverà 100 volte tanto, ma come prima condizione, quello che disse a Gesù, parliamo del singolo, io ti seguirò dovunque tu andrai. Gesù disse calmati giovanotto, fermati. Che io stasera non so dove vado a dormire, perché le volpi hanno le tane e gli uccelli hanno i nidi, ma io, il figliolo dell'uomo, non ho dove posare il capo. Fai i calcoli bene, non andare troppo di fretta, perché non ti mangi sempre pesce con me, anche se io poi te ne posso dare tutti i giorni, ma tu devi sapere che prima mi devi mettere al posto che io voglio nella tua vita. E poi è pensiero mio come farti riavere più di quando tu pensi, ma lo scopo non deve essere quello di recuperare, deve essere quello di servire. Perciò dice nel verso 16, attenzione che gli ultimi diventano, perché smantella Gesù i costumi terreni e inserisce quelli spirituali, i principi divini. Guardiamo in Matteo 21, dal 28 al 31, lui porta il principio del cielo. Or che vi pare egli? Un uomo aveva due figliuoli. Accostatosi al primo disse, figliuolo, vai oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispondendo disse, vado signore, ma non vi andò. E accostatosi al secondo gli disse lo stesso, ma egli rispondendo disse, non voglio, ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero l'ultimo. E Gesù a loro, io vi dico in verità, i pubblicani e le meretrici vanno innanzi a voi nel regno di Dio. Ah, cambia la scena. Ecco gli ultimi che diventano primi. Perché Gesù, quando parla di queste cose, porta il principio divino. Qual è il principio divino? Nel cielo entrano peccatori penitenti, non religiosi pretendenti, cioè che pretendono perché sono religiosi che devono entrare. Non è così. Il Signore, quando ha operato nella nostra vita, che lo abbiamo accettato, non eravamo religiosi pretendenti, eravamo peccatori penitenti. E i peccatori penitenti sono quelli che entrano nel regno di Dio. Perché i scribi e i farisei e tutti i religiosi di tutti i tempi che si ripetono sempre nella storia non sono quelli che erederanno il regno dei cieli, ma sono quelli, Gesù l'ha chiarito, il fariseo e il pubblicano, come dicevano? Dicevo, io poi non sono, perché si è imparato a memoria un sacco di cose e pensa che quelle regole lo fanno entrare nel cielo. No, noi dobbiamo mantenere sempre Gesù al primo posto. Qualsiasi rapporto facciamo, qualsiasi movimento ci muoviamo. Perché Gesù dice che non possiamo servire a due padroni? Pure i soldi possono essere in intoppo. E allora noi dobbiamo fare pulizia e se mettere al Signore. Poi Lui ci dà tutto il resto.
nei versi che abbiamo letto, dice proprio questo. Perché Pietro gli disse: allora noi che abbiamo lasciato, non abbiamo niente. No, voi avete di più. E infatti i credenti hanno tanti fratelli e sorelle in più di quanti ne avevano nella famiglia. Com'è sto fatto? È un fatto vero, perché Gesù lo dice. Lo dice e chi lo segue lo fa. Queste sono le spiegazioni che troviamo nel Vangelo e Gesù dice la verità. Matteo 7, 21 a 23, guardiamolo insieme. Come risultato. C'è un qualcosa molto importante che ci dice stasera il Signore. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Vai avanti. Molti mi diranno in quel giorno, vedete, ho già detto stamattina, quello di prima dice Signore, Signore, ma non lo segue. Poi tanto che si è abituato a dire Signore, Signore, dice pure Signore, Signore quando arriva davanti alla porta del cielo. Però trova la porta chiusa. Cerca di dire che ha fatto, che non ne ha fatto, non serve a niente. Fratello, la parola del Signore dice che non serve a niente. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo cacciato demoni e fatte in nome tuo molte, molte opere potenti? Gesù dice con calma, allora dichiarerò loro, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Cosa hanno fatto? Hanno fatto qualcosa secondo loro, ma Gesù non ne sapeva niente, perché si sono persi per strada. Dio cerca un popolo che cammina con Lui, che non solo pensa di camminare, ma che cammina nel piano che Dio propone. Guardiamo in Genesi capitolo 6, verso 9. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi, punto e virgola. Noè camminò con Dio. Camminò solo? No, la parola del Signore dice che fece due cose. Fu predicatore di giustizia e fece quello che Dio gli aveva detto. Tutte le mattine ai figli che gli chiedevano, papà che facciamo oggi? Lui diceva, oggi facciamo l'architrave. Oggi ho visto una bella quercia nella foresta, la andiamo a tagliare e facciamo la porta. 120 anni. Noè camminò con Dio, ma faceva la volontà di Dio. Noi ci siamo fissati la salvezza per grazia, gratuita. Certo che è gratuita. Il Signore ha pagato tutto. Ma poi la nostra vita deve seguire quelle altre indicazioni che ci dice Gesù. Se vuole il primo posto, la salvezza è gratuita, benedetto Dio è tutto, non la potevamo mai pagare perché il costo era molto alto, era la morte e dopo non c'eravamo più, facevamo come quello che portava la borsa. La borsa con i soldi dentro, arrivò uno vicino e gli disse la borsa o la vita? Disse ma prenditi la vita che non mi costa niente perché la borsa ho fatto un sacco di sacrifici. Ma poi che ne faceva la borsa? Signore aiutaci. Il Signore ci deve aiutare, fratelli. Camminare con Dio, seguire il Signore, da tutte le indicazioni che noi leggiamo, il Signore richiede sempre il primo posto nella nostra vita. Tutte le altre cose non contano. Possiamo avere delle grandi sorprese, ma soprattutto dobbiamo sentire la sua presenza nella nostra vita per camminare con Dio. Guardiamo in secondo Pietro, capitolo 2, verso 6 e poi 7.
E se riducendo in genere la città di Sodoma e Gomorra, le condannò alla distruzione perché servissero di esempio a quelli che in avvenire, cioè in avvenire ci siamo noi, vivrebbero empiamente, e se salvò il giusto Lot, che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, intanto però lui che cosa faceva? Dio, prima che arriva il giudizio, come Sodoma e Gomorra e le città limitrofe che furono bruciate, Dio sempre avvisa di muoverci, di accettare la salvezza, ma poi di muoverci. Lot accettò, prima intercedette insieme allo zio, perché vedeva le condizioni, ma quando non poté fare per gli altri, lui non restò lì, seguì le direttive che Dio gli dà. Noi dobbiamo seguire le direttive che ci dà il Signore Gesù Cristo, perché allora vedremo i risultati di quello che Lui ci chiama a fare. Era turbato e non si fermò, insieme allo zio Abramo fece una cosa, continuò a dire, ad intercedere, dicendo a quelli che c'erano che Dio era pronto a salvare e voleva recuperare pure gli altri da quella città, ma non ci riuscì Lot, però si salvò lui. Il Signore, sia al tempo di Noè, sia al tempo di Lot e sia ora, Lui ha una gran voglia di salvarci. Non solo quelli che non conoscono il Signore e non conoscono la Sua parola, ma richiama anche noi che abbiamo passato Gesù al secondo posto nella nostra vita. Lì è il pericolo, perché in pericolo ci sta chi non lo conosce proprio e chi lo conosce non ne fa le azioni. Perché serve conoscere? Che serve tutti i giorni dire Signore, Signore? E poi quando arriviamo davanti alla porta del paradiso ci dice io non vi conosco proprio. Vogliamo un esempio di quello pratico che a me piacciono molti. Gli uomini pratici sono quelli che mi attraggono, perché vuol dire che hanno la conoscenza, la padronanza di quel che parlano. Non parlano giusto perché fanno i pappagalli che dice quello e che dicono loro qualcosa. Il Signore ci deve aiutare. Che cosa dicono? Dicono quello che sperimentano mentre camminano col Signore. Il Signore ci deve aiutare. Sono uomini che hanno seguito il Signore e sono arrivati fino in fondo. Quando arriviamo davanti al Signore, non possiamo trovare la sorpresa. C'era un grande apostolo che tutti conosciamo, non di persona, ma per i suoi scritti, che egli perseverava ogni giorno. E un giorno disse che io tratto duramente il mio corpo e mi muovo ogni giorno con un rapporto continuo, era ripieno di Spirito Santo, aveva la guida, aveva tutto, ma aveva un timore che dopo aver predicato agli altri, lui si trovava fuori. Se lo dice San Paolo, fratello, sorella, altro che ipergrazia e possiamo continuare sulla nave che ci porta a Tarsis. Se Dio ci ha detto che dobbiamo andare a Ninive e prendiamo la nave per Tarsis, fratello, sorella, non ci arrivi mai a Ninive. Ma se non arrivi a Ninive, sei fuori dalla volontà di Dio. E le sorprese sono grandi, come sono state le sorprese per quelli che vivevano nel tempo di Noè, come sono state le sorprese quelli che vivevano nel tempo di Lot. Il Signore stasera sa cosa ti dice a te che sei religioso, che egli preferisce un peccatore penitente, il più peccatore che esiste,
che un religioso che pensa di meritarlo perché sa un poco di versetti biblici. Il Signore ci deve aiutare. Cosa sta facendo stasera il Signore attraverso la sua parola? Chiama sia l'uno che l'altro. Chiama a me e chiama a te. Di guardare dove mettiamo i piedi, perché mentre continuiamo a camminare possiamo trovare la sorpresa. Quale sorpresa? Che ci troviamo davanti al Signore e non sappiamo che rispondere, perché le domande sono precise. Noi possiamo dire: ma io ho curato la Chiesa 26 anni, 30 anni, 40 anni, io voglio sapere che posto hai dato a me nella tua vita. Poi tutte le altre cose che hai fatto, poca importanza, perché qui si chiude tutto. Sodoma e Gomorra, finì tutto, macerie senza fine. Tutte le cose che abbiamo fatte qui, non ci portiamo niente. Ci portiamo se abbiamo fatto la volontà del Signore e diciamo: tu Signore così mi hai detto, così mi hai dato dei talenti e io li ho fatti fruttare. Perché nella parabola dei talenti non solo gli ha detto dammelo, ma ha chiamato i suoi servi e ha detto: cacciatelo fuori, buttatelo, è uno che non merita proprio di entrare. Ma tutte queste parabole che Gesù ha detto, se viviamo nell'ipergrazia, come si dice in giro, che le ha dette a fare Gesù tutte queste parabole? Per dire che cosa? Per riempire un po' di pagine e farci leggere. Quelli sono degli insegnamenti profondi che ci servono, perché quando le leggiamo, la parabola serve per darci più luce. E infatti la domanda che Gesù fece: chi dei due ha fatto la volontà? Vedete che l'intelligenza l'abbiamo, però l'intelligenza non basta, la dobbiamo mettere in funzione. Noi possiamo avere tutta l'intelligenza di questo mondo, ma proprio questo è importante, che Dio ce l'ha data, perché noi la mettiamo ad effetto. Se non la mettiamo ad effetto, siamo più responsabili, perché sappiamo e non facciamo, e il Signore ci deve aiutare. Come dico sempre, dobbiamo dire: Signore, aiutaci. Vogliamo pregare il Signore insieme, ci vogliamo alzare in piedi e ringraziamo il Signore. Rettifichiamo la nostra vita ora che possiamo ancora farlo. Diamo al Signore il primo posto, dà al Signore il primo posto e poi vedrai la gloria del Signore nella tua vita. Signore, siamo davanti a te nella tua presenza e davanti alla tua parola. Ti preghiamo, Signore. Fa che nessuno di noi resti deluso del cammino che stiamo facendo insieme con te. Facci alzare lo sguardo verso di te ed invocare la tua misericordia che si abbassi ancora in questo momento per prenderci per la mano e dirigerci e camminare con te. Sì, Noè camminò con te, ma camminò nel modo che seguiva le direttive che tu gli davi ogni giorno. Aiutaci a seguire te, Signore, te lo chiediamo tutti insieme. Benedici il tuo popolo e continua a parlare questa notte, domani, lungo il percorso del nostro cammino, purché non ci perdiamo, Signore, quello è importante, perché tu ci ami e ancora stasera ci chiami a fare passi di ravvedimento e di ubbidienza verso di te, perché tu desideri il nostro meglio e perciò ci parli ancora. Ti vogliamo insieme ringraziare e benedire per Gesù Cristo che ci ha parlato in un modo chiaro anche stasera. Amen. Amen. Pace, Dio vi benedica, Dio ti benedica pure a te. Ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e continuiamo con la parola del Signore, che man mano si fa strada nei nostri cuori. Pace, Dio ti benedica.